Tu cosa avresti fatto nei miei panni? Dietro questa storia ci sono dei veri bastardi. Qualcuno deve fermarli. A costo di mettere a rischio la vita dei Perales? Chi può dire quali stronzate potrebbe fare un sindaco controllato come una marionetta? Ma sì, potresti finire col mettere a rischio le loro vite. O forse no. Scelta difficile, Vi. Ma non è neanche realmente una scelta, nel senso... Il male che potrebbe fare un sindaco manovrato dipende solo da chi lo manovra e cosa intende fare. Probabilmente faranno delle manovre economiche, aumenteranno la forbice e il divario economico fra le corporazioni e gli sfigati giù nelle città, ma... Su via. È quello che avrebbe fatto anche lui dopo qualche anno. La politica corrompe tutti, prima o poi. Adesso dovremmo incontrare Jefferson. Cosa stanno facendo qui? Guardie del corpo dell'Arasaka? Molto raro che io incontri gente dell'Arasaka. E posso anche ucciderle. Se poi magari li colpisse in testa. Arasaka! Ok, ho fatto una buona azione. Ho assolutamente fatto una buona azione. Sapete che posso forgiare quando voglio una mazza da baseball leggendaria? Quindi questo ci farò poco, ma... Perché il diavolo delle guardie del corpo dell'Arasaka stavano bullizzando dei cittadini? Questa cosa non ha alcun senso. A meno che non fossero stati, tipo, licenziati o similari. Comunque, stavo dicendo, dobbiamo andare a parlare con Jefferson, a cui non dovremmo dire, se non ricordo male, esattamente quello che stava succedendo, ma dovremmo dare la colpa a quelli della TIA, qualcosa del genere. E in più voglio chiedere scusa, perché a quanto pare il mio Cyberworld Recording ha saltato delle parti di alcuni dialoghi l'altro giorno, e ci posso fare molto poco, ma ciò non di meno posso chiedere scusa. Dovrò fare un aggiornamento del mio hardware. Che giro mi fa fare, visto che era là dietro? Numero sconosciuto? Sì? Non importa cosa gli dirai. Non importa cosa credi di fare o cosa farai. Non puoi cambiare Chi siete? Di quale corporazione siete? Sappiamo chi sei. Sappiamo cosa sei. Sappiamo cosa vuoi. Cosa sono? Scherzando col fuoco. Non tirare troppo la corda. Ma non fate vuote minacce. Cazzo. Fate minacce più serie e possibilmente, non so, coinvolgetemi. Voglio essere parte attiva. Militech. Comunque, gli indizi potevano andare sulla Militech, ma erano molto circostanziali come indizi. Posso... Sono degli stivali in una... Scatola dell'Arasaka, sono un postino dell'Arasaka, li posso prendere, tranquilli. Non sono il postino di nessuno, sono un operativo dell'Arasaka. In realtà non voglio... Lasciamo stare. Chiunque sia qui a tirare le fila, ho detto, ha tutta la mia ammirazione, ha fatto anche un bello spettacolino con me. Dire che sa cosa sono è interessante e vorrei sentirne anch'io di più. Magari potrebbero aiutarmi, non so, in cambio di molti soldi. O di qualche lavoro sporco. Ma perché non si fanno avanti? Questa cosa mi destabilizza un pelo. La semplice minaccia? Se sai cosa sono e chi sono, potrei immaginare che una vuota minaccia di per sé non basti, no? Salve, V. Salve, Jefferson. Dobbiamo parlare. Sì, lo so. Elizabeth mi ha raccontato. Ho fatto bene ad assumere un professionista. Elizabeth, cosa ti ha detto? Della CIA, no? O CIS, come... Non è entrata SSI, in dettagli, solo quella. Che SSI ci spiava per conto di quel figlio di puttana di Holt. Immagino tu sappia altro. No, no. Per me è a posto così. Ti sembrerà strano, ma non ho molto altro. Deve pure esserci qualcosa. Non hai trovato qualche prova?
Se solo i cadaveri potessero parlare. L'SSI riceveva soldi da Holt. Non so se è una prova. Starei attivamente mentendo. E dire che non so nient'altro e basta, però mi renderebbe... No, non so nient'altro, non voglio inventarmi cose troppo in là. No, non so nient'altro. Maledizione. D'accordo, ci penserò io. Che vuoi dire? Prima cosa, vincerò queste dannate elezioni. Poi troverò il figlio di puttana che ci ha spiato. E se è Holt... scoprirò tutto il marcio che nasconde e lo userò per seppellirlo. Beh, allora, buona fortuna. Te ne servirà tanta, ragazzo. Riceverai presto il tuo compenso. Hai già la mia gratitudine. Arrivederci. Allora, cosa ne pensi? Dubito che dietro questa storia ci siano delle persone. Quindi degli alieni? Molto divertente. Sei troppo giovane per ricordarlo, ma tempo fa la gente parlava di un IA fuori controllo in agguato nel cyberspazio. Davvero? Quindi, niente alieni. Non importa chi o cosa. Il nostro uomo ha perso in partenza. Possono fare quello che vogliono. È fottuto, V. Ma a me va bene così. La cosa che mi fa strano è che se ci sta questa sovrastruttura dell'IA... chi erano gli uomini al loro servizio, oltre a quelli che abbiamo ammazzato? Nel senso, comunque gli uomini sono gestiti da... anche se fosse da lì, hanno dei tramite, hanno qualcosa. Mi sa di storia lasciata incompiuta, purtroppo. Storia tristemente lasciata incompiuta. Ma cercando di compiere qualcosa... addirittura qui sono diventate molto basso, ma Regina possiamo incontrarla? Possiamo andare da Judy? E da Panam? Oh. E Beat on the Brat. Sapete che vi dico? Prima che noi si vada da Judy... lasciamo Panam in fondo. Panam era una situazione abbastanza... tranquilla fino a che non ci contattino, ovviamente, per dire che è successo qualcosa di grave a quella sorta di enorme carro armato. Sono molto preoccupato per Judy, nel senso che dopo che gli abbiamo scaricato la patata bollente del fatto che quella che pensava sarebbe stata, diciamo, il suo nuovo capo, in realtà l'abbiamo ucciso, ma quella telefonata che ci ha fatto aveva tipo una risatina, dei toni strani, quindi... andrò al volo a parlare con Regina. E poi sentirò Judy. Poi inizierei a smuovere Beat on the Brat, capendo un po' dove sono collocati i simpaticoni che dovremo andare a menare, perché immagino che sarà così. E gestiremo Panam. Qui il tutto, oltre ad avere un pericolo molto basso ovviamente, lo gestiremo a breve partendo da Takemura. A questo punto Brigitte mi è piaciuta poco come alternativa, ma è comunque un'alternativa valida. Però io lo dissi qualche tempo fa che c'è un po' troppa tensione in me ultimamente e... beh... ehi, cerchi un po' di compagnia per la notte? Beh, l'hai trovata, baby. Non sei davvero il mio tipo, ragazza, ma... ehi, una volta tanto. Oh, d'accordo. Ho un po' di tempo libero. Vieni, baby. Ti seguo. Così sarò più tranquillo e aspetterò molto più volentieri di capire cosa vorrà o meno fare Panam, credo. Andava fatto prima o poi e... ho qui qualcosa che te lo farà tirare per ora. Me l'hanno appena tirato, signorina. Non mi inciti oltre. E... qui c'è un... oltre a lui, ovviamente, che vende che tipo cose di roba porno vendi? Strane, no?
Non si è mai però che vendesse tutto anche... Tutto il necessario per soddisfare ogni passione. Tanto è bene controllare gli store, ma certe cose... non cambiano mai. Scompartimento dell'amore. Questa credo che sia una vagina sostitutiva. Interessante. E... fatemi cambiare un attimo quartiere. Sentiamo la nostra fixer preferita praticamente, perché è sicuramente quella per cui abbiamo fatto più lavori. Ah, è vero che questo posto è sempre ridotto davvero a pezzi. Sì, sono io. Vuoi dirmi qualcosa? Apprezzo lo sforzo che hai fatto. Hai dato a quasi tutti una seconda qualcuno non ha avuto modo. E so che non è stato facile. Alcuni cyber psicopatici hanno iniziato la terapia. Anche se non possiamo salvarli, almeno scopriremo di più sulla malattia. Perché mi rifiuto di credere che si tratti solo di un sovraccarico del cyberware. Lo scopriremo? Chi lo sa, magari scoprirò abbastanza da scriverci su un articolo. In ogni caso, ecco la tua ricompensa. Grazie. Davvero non mi dai altro, tipo un oggetto veramente particolare, qualcosa di molto figo? Un bel cappello? No, eh. Ok. Mi aspettavo qualcosa di più, visto che in realtà non ho visto neanche il cash. Ma va bene. Va bene. Incontriamo Judy. Al tramonto, ma ho scoperto che spesso e volentieri si può aspettare un pizzico di più. Quindi andiamo. Credo anche che sia giusto tornare ad abbracciare un po' di più lo stile punk. In fondo è un bel po' che calco le strade, ho una reputazione. Non sono più strettamente un corpo. Quindi da quel punto di vista là è inutile cercare per forza di voler apparire corpo. Certo, dovrei rimediare almeno un... completo, prima o poi decente da poter mettere in certe occasioni, tipo quando si va a parlare con certe persone di alto bordo, sarebbe davvero auspicabile che io abbia un completo. Però per la strada credo che le cose possano anche cambiare. Judy ci fa andare nelle Badlands e questo mi fa anche un po' strano, ma ehi. Cerchiamo di capire cosa stia succedendo. Una casetta... Oddio, sto andando fuori strada. Quasi un... una palafitta. Sono andato lungo. Classico. Assolutamente un classico. Questo specchio d'acqua pieno di mondezza. E... mi si è impantanata la moto? What the... davvero? Si è rotta. E se io da qua... gli dicessi, ehi, bella, vieni. Bella. Ok, quantomeno si sposta più vicino. Ok. Judy, tutto bene? La muta da sub ce l'hai. Hey, e siamo a posto. Con tutto quello che è successo, credevo che tra te e me fosse finita. Nah, dai. Non dire cazzate. Allora, che si dice al Clouds? Qualche novità? Niente di interessante. Le cose sono cambiate. Tutti cercano di adattarsi. E anch'io. Ma cambiate come esattamente? Non mi pare esattamente tutto ok. Non vuol dire che non lo sia. Qualche novità dalle Mox? Eventi? Idee? Non saprei. Non le vedo molto. Come mai? Sai come sono fatte. A volte mi fanno incazzare. Ok. E... l'aria depressa che non riesci minimamente a nascondere, in realtà non credo neanche tu ci stia provando. C'è qualcosa che ti preoccupa? No. Judy. Possiamo non parlare del Clouds, delle Mox, della Rasaka, della Militech e di come il mondo stia andando a puttane, per favore? È solo che per oggi preferirei non pensare a nulla
di deprimente. Ok. Come preferisce, signora. Allora, sei pronta a dirmi che cosa ci facciamo qui? Beh, ultimamente ho lavorato su parecchi virtù e ho trovato il modo di girare le esperienze di due attori allo stesso tempo. Ho pensato di provarlo con te, se sei d'accordo, naturalmente. Che come? Ma come fai a unire insieme due tracce neurali diverse? Beh, all'inizio ho provato a creare un unico profilo sensoriale partendo da due flussi dati. Ma non ha funzionato. Devono essersi sovrapposti. Interferenze, rumore. Sì, l'effetto complessivo ricordava un brutto trip. Però dopo un paio di tentativi sono riuscita a isolare delle sensazioni specifiche. Quindi li carichi su tracce neurali separate. Niente mostri, niente fantasmi. Non male. Cosa devo fare? Amico mio, devi girare un virtù. No, questo l'avevo capito. Tutto qui. Non ti preoccupare, una cosa alla volta. Questo potrebbe essere il mio capolavoro assoluto. Ok, lieto di partecipare allora. Sembra che potremmo farlo dovunque. Perché siamo venuti fin qui? Cos'è questo posto? Il capanno era di una persona che conoscevo. Adesso è vuoto. Ogni tanto mi prendo la libertà di venirci. E quindi dobbiamo girare qui? No, gireremo tutto sott'acqua. Era abbastanza chiaro. Assolutamente no. Pessima idea. Dille di trovare qualcun altro. Che ne dici? Ci stai? Ok, in realtà non amo le immersioni, ma penso che Judy ne abbia bisogno di essere emozionati e carichi per questo progetto. Cazzo, sì che ci sto. Fantastico. Allora, andiamo. L'attrezzatura è nel furgone. Io posso craftarmi delle bombole d'ossigeno extra. Servono? Posso andare? Mi dai tutto tu? Tipo qua? D'accordo, infilati la muta, marinaio. Vediamo di metterti lo scroller. Mettimi... Ok, ho un problema di capelli in questo momento. E non posso... Oh mio Dio. Beh, mi sono rapato per essere più aerodinamico in acqua. Questo è palese. Non mi hai neanche chiesto se so nuotare. Non hai paura che affonderò come un sacco di patate? 50 e 50. Diciamo che me la rischio per le riprese. Ah certo, tanto la vita è mia. Fai davvero un figurone con quella muta. Non ci provare. Lo so che hai altri gusti, Judy, l'ho capito. L'acqua è tossica, non è un problema. Per questo ci mettiamo la muta. Ok. Forza, andiamo. Acqua gelida, arrivo. Ok, siamo pronti. Va avanti tu. Pure. Ma è vero, ti sta molto bene questa muta. Decisamente. Resta dietro di me. E allora, non scendere troppo in fretta. E allora perché diavolo mi hai fatto andare avanti, maledetta? Ti potevo seguire. Chi è che mi sta chiamando adesso, Judy? Dove siamo diretti esattamente? Circa metà dal punto più profondo. Sarà buio pesto, ma le correnti sono leggere. Sarà sicuro. Vuoi le coordinate precise? Nah, che serve? Resterò vicino a te. Ora, so che tu hai altri gusti, però se devo scegliere proprio una visuale in questo viaggio... Per te i virtù non sono soltanto un modo di guadagnare Eddie, vero? Beh, certo. Pensaci. Un dipinto, una canzone. Sono fatti per suscitare emozioni. Sì, di solito è così che funziona un'opera creativa. Esatto, l'arte racchiude e fa scattare le emozioni. Beh, le BD sono emozioni allo stato puro. E qui ce n'era parecchia di roba sommersa, eh? Spero non ci siano mostri marini. Oh, questo è per scendere ancora di più? Nuota fino a qui e guarda dritto verso di me. Ottimo. Bene, il segnale è chiaro. Devi solo aiutarmi con alcuni check di base. Ok, siamo in recording. Devo calibrare l'equipaggiamento.
Per prima cosa, sensori di movimento e scroller. Nuota intorno a me, per favore. Ti piace la vista, stronzo? Mi hai sgamato subito. I miei sensori visivi sono piuttosto stimolati, non posso negarlo. Non avevo mai realizzato quanto fossi in forma. Farò finta di non aver sentito. Fatto, movimento calibrato. Torna pure qui, Vi. E ora, soundcheck. Canticchio una canzone, tu devi dirmi il titolo. Mi senti? Sono ignorante, non so le canzoni. Ma io ti sento bene. Serve una gamma tonale più ampia, i livelli devono essere perfetti. Stai facendo una faccia molto strana, Judy. Non so che canzone sia, ma l'ho sentita. Faceva così. Bene, siamo perfettamente sintonizzati. D'accordo, dovrebbe bastare. E adesso? Ora arriva il pezzo forte. A meno che la canzone non fosse Pyramid Song. È bello profondo qua. Prendi questo e tieniti forte. Ok. Sto tentando di interagire, ma... Era dall'altro lato, giustamente. Si scende! Comunque non troppo rapidamente, spero, perché dai, c'è quel fenomeno della decompressione, compressione... Evitiamo di avere un embolo e tutta quella roba di cui ho letto solo nei libri. Notevole. È incredibile. È una città sommersa. La nostra Atlantide privata. Si chiamava Laguna Bend. Fino a 15 anni fa qui ci vivevano delle persone. E l'avevo sentito di Laguna Bend, infatti. Sì, 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 l'avevo sentito. Cos'è successo qui? Perché è stato sommerso? Perché qualcuno ci ha guadagnato. Hai qualche legame con questo posto, giusto? Giusto. Sono cresciuto qui. È terribile, capito. Non sono più tornata da quando Laguna Bend è stata cancellata dalle mappe. Perché mi mostri tutto questo? Voglio cogliere le reazioni emotive giuste. Sento che sarà perfetto per il mio esperimento. Oh. Ok, ma... Perché dovrebbe essere perfetto? Spero che tu sia in grado di registrare tutto il casino di emozioni che questo posto suscita in me. Che ti piaccia o no, avrai una reazione a quelle emozioni. Ed è quello che voglio catturare. Mi stai dando una responsabilità non da poco, anche perché non sono la persona più empatica del mondo, ma... Ok. Grande, diamoci dentro. Ho visto questo momento non so quante volte nella mia testa. Ci ho messo anni a trovare il coraggio per tornare. Perché non sei venuta prima? Buona domanda. Potrei dirti che non avevo tempo, equipaggiamento. Non avevi il coraggio di farlo perché non avevi paura delle tue emozioni. L'idea sembrava strana. Ma ora siamo qui. Insieme. Sarei curioso di vedere casa tua a questo punto. Città, nonché l'unico. Gli hamburger non erano granché grossi, oleosi. Naturalmente la penso così adesso. Allora erano la cosa migliore che avessi mai mangiato. Chiaro. E la porta accanto, lì ci abitavo io, insieme ai miei nonni.
Fammi solo sapere quando vuoi proseguire. Un secondo, che a quanto pare qui ci sono possibili cose che potrei trovare interessanti. E li ho trovati, ma non... Ah, devo avvicinarmi e chiedere. Strano posto per una fotografia. L'acqua l'avrà trascinata dalla casa di qualcuno. Distingui qualcosa? No, non molto. Questi suoni? Mi sto immaginando i suoni del... Questa sembra caduta dal tuo ristorante preferito. Vediamo. Per te l'infanzia sapeva di sushi con il riso vero. Te ne riempivi la bocca e facevi finta di essere un gigante. Riesci a vederlo? Le riunioni di famiglia erano belle. A volte avevamo persino del vero pesce. Preferivo quello sintetico, però. Quello vero puzzava troppo. C'è qualcosa. Pare una vecchia macchina fotografica. Una DP350. Un pezzo d'antiquariato. Sei davvero esperta. Ti piace? Stai scherzando, è magnifica. Un bastone da hockey. C'era una pista di pattinaggio? Magari. Giocavamo a hockey sui roller. Roller su prato? Hockey su prato? Scusa, devo andare. Mamma mia, che strano che riusciamo a sentire questi ricordi. Tieni, prendi questa macchina fotografica. Meglio nelle tue mani che qui a coprirsi di alghe. Wow, grazie. Che ne è stato dei tuoi? Mio padre non c'è mai stato. Mia madre è morta che ero piccola. La ricordo a malapena. Ho ancora una sua foto, ma... è come se fosse una sconosciuta. Judy, senti come puzzi. Questa è così povera che non ha nemmeno i genitori. La prendevano anche in giro, eh? Cos'è stato? Quelle voci. Voci? Io non sento niente a parte te. Come lei ricorda le cose nostre. Noi sentiamo le sue. Com'era vivere con i tuoi nonni? Che tipi erano? Nonno aveva il dono per la tecnica. Mi ha insegnato tutto quello che so. E le storie che raccontava non mi annoiavano mai. E nonna era lunatica. Amorevole un secondo, glaciale quello dopo. Lunatica, eh? Capisco molte cose. Un tratto di famiglia? Non ho la minima idea di cosa tu stia parlando. Questo fa parte del tuo essere lunatica, chiaramente. Dove sono andati i tuoi nonni? A Night City? Sì, per un paio d'anni. Hanno affittato il posto in cui vivo adesso. Ma odiavano la città. Sono andati nell'Oregon. Li vado a trovare ogni tanto. Sa come si sta fuori dalla città? Non che mi interessi andare a vivere fuori città, ma una vacanza ogni tanto ci potrebbe anche stare. Una villa di lusso, chiaramente. Continuiamo, Judy. Signor sì, capitano. Seguimi. Sempre da dietro, se non ti dispiace, Judy, che preferisco. Vorrei anche andare leggermente più lento. Stiamo cercando qualcosa in particolare? No, non mi dispiace cercare in giro, però. Ho delle sensazioni interessanti. Sembra di essere fuori dal tempo. Distributore di... non benzina, ma di qualsiasi cosa fosse. Poi possiamo vedere che cosa c'è oltre. Forse era proprio benzina, chissà. Difficile immaginare una cosa più fuori posto in un mondo sommerso. L'ombrello. Una bottiglia d'acqua? Bella, Judy. Bella. Ammetto... di non capire perché abbiano lasciato qui le auto quando dovevano andarsene. Ehi, ma quanti anni mi dai? Questi vecchi scassoni hanno più di mezzo secolo. Quando ero alta così erano già qui. E non erano in condizioni migliori. E perché non li avete mai tolti? Per giocare a Max Tuck e per i maniaci, però. Cioè, onestamente parlando, è davvero... cioè, poi faranno ruggine, sarà anche stato pericoloso per i bambini. Ma sgombratele queste cose. Diavolo, cioè, eravate comunque persone civilizzate, eh?
Forse, forse a questo punto. Beh, il distributore, non trovo altri indizi. Questa cosa mi perplime. Un secondo, fatemi allontanare un attimo in alto. Ah, ok, eccolo qui. No, 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 scusami. Bene, errore mio, errore mio. Non hai idea di quanto è strano nuotare qui. Ma dove scorazzavi da piccola? Dove passavi le tue giornate? Posso quasi immaginarlo. Ok. Avrei voluto chiederti di quella bambola, ma immagino che non fosse così importante. La chiesa non è cambiata. È sempre sembrata vecchia, come se fosse arrivata dallo spazio. Anche le campane erano crepate. Avevano questo suono strano, sbagliato. Buffo, non me lo ricordavo fino a un minuto fa. Adesso le posso quasi sentire. Anch'io. Non so come sia possibile, ma credo di sentirle anch'io. Sul serio? Puoi sentire i miei ricordi? Deve essere un effetto collaterale. Sì, abbastanza inquietante, fra l'altro. Ah, chiusa. Che peccato. Possiamo cercare un altro ingresso? Accomodati. Ok, in questo potrei anche essere vagamente più bravo. Non sono mai andata in chiesa. Non le ho mai dato importanza. Mi ci sono trovata. Non so se mi spiego. Quando abbiamo saputo che Laguna Bend sarebbe stata allagata, la gente ha cominciato a organizzare qui le proteste. Avete ottenuto qualcosa? Guardate attorno. E questo non è considerato un ingresso, tutt'altro direi, perfetto. Sarà sul tetto quasi sicuramente, però dal campanile? No. Ok, quasi, perché da qua ci si arriva. Ho trovato un ingresso. Possiamo entrare da qui senza pericoli. Arrivo. Mazza, rapida, ragazza. Mi sono infilata qui una volta quando non c'era nessuno. Ero davanti all'altare e cercavo di immaginare cosa passasse per la testa del prete mentre guardava la gente. Allora mi chiedevo davvero come potesse leggere i pensieri delle persone, sapere tutto di loro. E questo? Poi ho gridato più forte che potevo per sentire come suonava. Ho un po' di interferenze. Ti sento sempre peggio. Eh? Io ti sento benissimo. Va tutto bene? Non è il momento migliore questo. Tutto perché lei può sentire quello che noi proviamo, probabilmente. Oh mio Dio. È imbarazzante. Vi, ti prego. Non dovevo essere salvato da lei, idealmente. Oh, cazzo. Grazie al cielo sei vivo. Cos'è successo? Sei svenuto. Mi spiace. Come hai fatto a tirarmi fuori? Non lo so, non ci ho pensato. Ho fatto quello che dovevo. Ehi, attenzione, fa piano. Quindi stai dicendo che mi hai salvato la vita. Grazie. Te l'avevo detto che immergersi nei rifiuti tossici sarebbe stata una cazzata. Ma figuriamoci se mi ascolti. Grazie, Johnny, grazie. Ho sentito qualcosa di strano. Sembrava qualcuno che si lamenta. Si lamenta? Stai scherzando, ragazzina? Certo non ti parlerò di Johnny Silverhand. Mi sento un po' stanco ultimamente. Tutto qui. Se lo dici tu. È che suonava strano. Come se non fossi tu. Niente per cui perderci il sonno. Ah, cosa mi preoccupo a fare? Non dovresti tornare in città subito. Anch'io sono a pezzi e non ho la minima voglia di guidare. Rimaniamo qui stanotte. Che ne pensi? Va bene, va bene. Ma vabbè, già sappiamo che purtroppo non hai alcun interesse in me, ma in effetti direi che abbia bisogno di riposare anch'io.
banalmente. Va bene. Perché no? Di chi è quel cottage, quindi? Conoscevi il proprietario? Uno dei nostri vicini non voleva andarsene da Laguna Bend. Gli sbirri l'hanno letteralmente trascinato fuori di casa prima che arrivasse l'acqua. Allora si è costruito un'altra casa il più vicino possibile, ma... poi si è ammalato. L'acqua era molto più tossica allora. Chiaro. Posso adesso almeno mettermi dei vestiti? No, devo continuare a essere il più pelato possibile, va bene. Un bagno. Metto su un caffè. Grazie. Come lo prendi? Amaro. Nero, grazie. Come il cuore di un mercenario. L'hai detto tu, ragazza, l'hai detto tu. Ho dimenticato di accendere il generatore. È successo anche con Panam una cosa simile. Che lusso. Un generatore. Per essere questa catapecchia. Una jacuzzi? Sai una finlandese? No, ma c'è dell'acqua corrente. Che comunque. Ma distillata? Ci penso io. Tu non preoccuparti. E chi si preoccupa? Ha messo anche era della musica. Potuto sintonizzare meglio i trasmettitori di onde emotive. Il segnale che ricevevo sembrava un po' piatto. E luce fu. La tua piccola spa apre al pubblico. Sta attenta. Certo lo farò. Evelyn. Judy. Evelyn. Cos'è stato? Non ho capito che hai detto. C'è qualche problema? No, niente. No, chicca. Non mi incanti qua, eh? Ancora non ti fidi di me? Dopo quello che abbiamo passato. Il Klaus è andato a puttane. I bestioni dei Tiger Claws si sono vendicati sui Romi. C'è stata una sparatoria. Tom è morto. Roxanne se l'è cavata per un soffio. Il locale è chiuso fino a nuovo avviso. Preferirei non parlarne. Dovevate chiamarmi. Non volevo dirtelo. Non volevo che pensassi che ti accusavo di qualcosa. Perché mai avrei dovuto farlo? Non lo so. Mi dispiace, cambiamo argomento. Credo che mi stenderò un po'. Sono esausta. Quindi il Cloud è andato molto male. Questo perché si sono fatti mettere i piedi in testa dai Tiger Claws. Avrei pensato che prima che questo accadesse mi avrebbero chiamato per intervenire e dare una mano. Avrei evitato tutto questo, ovviamente. Ah, questa tipa mi fa incazzare. Svegliamocela. Però non la svegliare. Judy ti fa incazzare. Perché a lei importa delle persone? E ti ricorda che sei uno stronzo narcisista? Perché è incoerente. Si rifiuta di uscire dalla porta, salta fuori dalla finestra e poi si stupisce pure se si fa male. Cazzo, possiamo uscire da qui? Nah. Fai silenzio, cazzo. Non voglio lasciarla da sola nel mezzo del nulla. Ah, non ti si può parlare quando diventi così sentimentale. È uno spreco di tempo. Fatti un pisolino, così almeno non litighiamo. È esattamente quello che farò, immagino. Povera ragazza. Il fatto che ci tenga davvero così tanto alle persone è quello che le farà più male nella vita. Ma è carattere, non si può scegliere, immagino. Io vado a dormire con la muta da sub e la testa pelata. Ok, in quanto pare mi sono cambiato perché mi sono reso conto che ero ridicolo.
Il che è bene. E... ah, stupendo. Stupendo. Quelli non erano i miei vestiti, piuttosto palesemente. Ora molto meglio, ora molto meglio. Cerca Jody. Non è al bagno e immagino non sia in casa. Questi soldi non mi pare prima ci fossero. Nel caso, meglio non lasciarli in una casa abbandonata. Molto meglio nelle nostre tasche. Vuoi sederti un po' con me? Come no? Ecco il tuo caffè. Buongiorno. Grazie. Soltanto un giorno di ritardo. Sai, ieri pensavo che mi sarei finalmente deciso. In realtà ti avevo chiamato perché volevo dirti addio. Ah, sì? La città mi ha masticato. E ora mi sputa via. Questo non cambierà. Sai, credo che se mettessimo in fila tutte le città, sembrerebbero tutte uguali. Le corporazioni si assicurano di uniformare tutto, dovunque. Chi lo sa? Forse tutte le città hanno la stessa faccia. Ma se ti fermi abbastanza a lungo, puoi vedere cosa c'è dietro. Io non posso ancora lasciare Night City. Dammi la mano, Vi. Fatto, congratulazioni. Ti ho dato il pieno accesso al mio appartamento. Ehi, mi stai chiedendo di trasferirti? No, lei se ne va, vero? Se è quello che vuoi. O fai un salto ogni volta che ne senti il bisogno. Beh, almeno tu sei sempre stata quella che mi ha offerto la colazione. Ne sei sicura? Non ci conosciamo da così tanto. Tu mi piaci. Ti considero un amico. Per come la vedo io, non c'è altro da considerare. Stammi bene, Vi. Quindi ci siamo. Ma è l'ultima volta che ci vediamo. Fino a poco fa non sembravi così decisa a partire. Non c'è motivo di rimandare. Resterò qui un paio di giorni e poi partirò. È stato bello conoscerti, Vi. Ci vediamo. E fammi un'olochiamata ogni tanto. Immagino di non poter dire nulla e farti cambiare idea. Ci vediamo, Judy. Addio. Chissà, magari cambierai idea e tornerai. Night City è terribile, siamo d'accordo, ma ha questo strano fascino che tende sempre a farti tornare.